che ci hai fatto vedere perché è un po', ti ringrazio, ma anche insomma, colpisce questa roba un po' al cuore per sapere com'era l'Italia. Io vorrei soltanto dire una cosa, secondo me fondamentale, a corroborare le tue parole. Cioè, lui non è che ci ha raccontato una storia obsoleta, vecchia, che non ci riguarda più. Non è che in Italia, cioè, non è che negli altri paesi tutto questo funziona ancora, in Inghilterra, in Francia, in Germania, ma forse anche in Albania, credo. Solo in Italia non funziona più tutto questo. E non è che c'è stata la moria delle vacche in Italia, per cui a un certo punto tutti si sono risvegliati e hanno deciso che il teatro è una roba vecchia, che la cultura non serve a niente. Purtroppo bisogna dire che anche sono state spesso dette delle cose anche sbagliate in questo senso. Sappiamo tutti benissimo che la cultura, con un euro investito in cultura, se ne guadagnano sette di indotto. Quindi è veramente una forma cieca quella che stiamo vivendo in questo momento, assolutamente deleterie e masochistiche. Sì, ormai spesso e volentieri, questo è già un problema culturale che c'era da anni e credo che sia anche un fatto tradizionale. Noi in Italia l'attore, ha ragione Boazzelli, non si capisce bene, per fortuna c'è un pubblico che ancora ci ama, soprattutto in provincia. Le città sono un po' abbandonate, in questo senso io direi che veramente è gravissimo, è veramente la potenzialità di Frascati è straordinaria in questo senso, tra gli spazi estivi meravigliosi e anche gli spazi invernali che purtroppo non ci sono più, però io che vado in giro per le città d'Italia vi posso assicurare che i teatri nelle province sono pieni zeppi di gente che ha voglia di sentire delle cose diverse, soprattutto di provare emozioni e di sentire delle storie raccontate, delle favole. Non c'è stata appunto la moria delle vacche in Italia, questa roba c'è ancora dentro di noi e dobbiamo difenderla e tutelarla. Chi lo vuole fare veramente avrà sempre il mio appoggio, perché non lo dico pro domo mia perché faccio questo mestiere, lo dico perché veramente qualcosa di buono dobbiamo lasciarlo ai nostri figli, ai nostri nipoti, se no veramente lasciamo soltanto delle macerie che non sono quelle del Tuscolo, che sono meravigliose, ma sono macerie schifose e veramente soltanto rifiuti e schifezze. Ecco, credo che questo sia fondamentale per tutti noi. E in questo momento io credo che sia fondamentale smetterla di cazzeggiare. Scusate il Oh, termine. questo è un bel applauso. Quello che stiamo assistendo è un cazzeggio generale in cui ci si prende in giro gli uni con gli altri. Io credo che è fondamentale a un certo punto mettersi lì e capire che se non usciamo attraverso anche la cultura, certo ci sono tante altre cose importanti, per esempio io sto cercando di far capire alle industrie che investire non solo in una possibilità di mostra o di musei o di cose, ma anche nelle compagnie che girano è fondamentale e importante. Detto questo, le cose più importanti le ha dette Salvatore, che veramente poi è l'ultima testimonianza di quel teatro meraviglioso che era il Valle, dove io ho debuttato per la prima volta a Roma. Vedi, anch'io ho un mio racconto da fare sul Valle. Veramente quella lì è una roba tristissima, in cui il doppio gioco di persone che fanno finta di contestare quella cosa, invece gli va benissimo quello che sta succedendo, e in questo senso bisogna veramente stanarli, quelli che dicono di essere di sinistra, ma no, credo che in questo senso non c'entri più niente la politica, in questo senso c'entra ancora. No, c'entra assolutamente, secondo me la politica deve riacquistare il peso che aveva prima, questo è fondamentale. Lì veramente ci stanno dei grandi fratelli, dei padri, dei maîtres à penser vergognosi, c'è chi ha detto come si chiama, Rodotà, ha detto che fanno bene a fare quello che fanno. Insomma, voglio dire, veramente dire non sono idee confuse, sono idee che mirano a qualcosa di preciso, ci sono dei doppi interessi, tripli, quadrupli interessi dietro queste affermazioni, non c'è nessun bene pubblico lì da tutelare, c'è soltanto il bene privato di pochi. E allora in tutto questo io veramente faccio i miei auguri, non auguri, non so come si dice, bocca al lupo, merda. Diciamo merda, come si dice a teatro. Vi ringrazio veramente, io credo che sia un piccolo segno ma importante ricominciare, far ricominciare la politica affiancata
al teatro, perché io credo che anche la politica debba riacquistare un peso più importante in Italia. Hanno lasciato i politici forse troppo spazio a certi personaggi che sono della burocrazia, così, che veramente hanno preso troppo potere rispetto. Tutti quanti dobbiamo fare forse un passo indietro, ma la politica deve fare un passo avanti per recuperare la gestione e la regia di certe situazioni. E io credo che in questo senso, veramente, io spero che sia un piccolo seme che nasce nella regione Lazio e che sia poi esportabile in tutta Italia, perché una città senza teatro è una città morta, perché il teatro è lo spazio della libertà. E quindi direi che questo, mi sembra che su questo possiamo concludere.